Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a The Football, che non è più eFootball 2024, non è neanche eFootball 2025. Tecnicamente questa è la versione 4.0.0001, mi sembra, non so se ho contato bene tutti gli zeri, ma che da qua in avanti ci limiteremo a chiamare semplicemente eFootball e fine, da buono stile tipo... duole dirlo, ma mobile game a tutti gli effetti. D'altra parte, ragazzi, la scelta intrapresa da Konami per quel gioco pende in quella direzione. Se ci sta bene è così, altrimenti ci attacchiamo letteralmente. Allora, ci sono sì un po' di novità in questa versione di eFootball. Io adesso non starò a leggere tutte le notifiche di tutte le novità inserite nel gioco a livello di aggiustamenti al gameplay. L'ho fatto prima di registrare il video quando ero in live e veramente ci ho messo credo più di mezz'ora per leggere tutte le cose che hanno cambiato. Nella sostanza però ho fatto 3 partite di numero finora. Vi faccio un breve riassunto. Buona, molto buona la nuova gestione del fisico dei giocatori, lo rende più realistico. A me pare che il gioco sia anche leggerissimamente rallentato rispetto a prima, ma tipo di 0-1, 0-2 al massimo, quindi non un rallentamento eccessivo. Il che però, combinato con la fisicità nuova dei giocatori, basta e avanza per renderlo, come dire, un attimino più realistico da quel punto di vista. Ci sono però un paio di cose che, ve lo dico onestamente, ma mi stanno facendo per ora veramente schifo. Il primo su tutto, il nuovo sistema Smart Assist. Se già prima ci lamentavamo che c'era troppa CPU, questo è veramente esagerato da sotto tutti i punti di vista. Il problema è che è gestito veramente male. Cioè, quante volte ci siamo lamentati? Io a questo punto veramente do ragione a quelli che giocano full manual. Beati loro che ci riescono. Io gioco in full manual le partite contro la CPU, ma faccio cagare oggettivamente, anche se è da più di un anno che gioco full manual le partite contro la CPU, e tuttora faccio cagare, perché si vede che non ho abbastanza mani, raga, che vi devo dire. Però diamine, anche le assistenze così come le mettono loro sono oltremodo ridicole. Lo smart assist andrebbe bene se effettivamente riuscisse ad interpretare l'intenzione del giocatore per quello che riguarda i passaggi, e peggio di prima, roba tipo che tu miri in alto e lui te lo manda dall'altra parte, hai un giocatore a mezzo metro alla quale gliela vorresti dare e lui la dà automaticamente a quello dietro, insomma un casino. Fortunatamente è una modalità, è un'assistenza, pardon, disattivabile. Ad oggi è prevista in tutte le modalità del gioco tranne le divisioni, e va benissimo perché nelle divisioni non l'avrei utilizzata mai nella vita. Purtroppo ci sono alcuni eventi dove invece per fartela provare la mettono obbligatoria. Io l'ho provata nell'evento, che poi adesso andremo a vedere, dei giocatori di club in generale, e personalmente l'ho detestata. Altro purtroppo peggioramento, grave peggioramento, gravissimo peggioramento in negativo, e qua parlo da ex portiere, sono i portieri. Io una cosa che ho sempre apprezzato di eFootball rispetto a FIFA o EA Sport FC è che effettivamente i portieri su eFootball erano portieri, non che fossero perfetti, le loro belle cagate le combinavano anche loro, più che altro per colpa dei bug del gioco, però comunque erano portieri. Ragazzi, hanno preso i portieri di FIFA e li hanno messi qua, cioè potete mettere in porta Schmeichel e mettere in porta uno Sgabello, è esattamente la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Per il resto abbiamo un nuovo finesse dribbling che è caruccio effettivamente, poi abbiamo un nuovo sistema della fisicità dei giocatori, l'ho detto anche prima, è effettivamente bello. Abbiamo il doppio booster che però vale solo sui nuovi giocatori e non su quelli vecchi. C'eravamo un po' illusi tutti vedendo questo Ronaldinho del Barcellona che pareva essere effettivamente il vecchio Ronaldinho, abbiamo detto vabbè Mizzi, allora ci sarà il doppio boost anche sui giocatori vecchi? No, io per il momento doppio boost sui giocatori vecchi non ne ho visti.
E niente, vedremo se più avanti magari la Konami aggiornerà dei vecchi giocatori dandogli la possibilità di aggiungere un boost, oppure se rilasceranno degli item di gioco in grado di assegnare il boost ai giocatori. Per il momento, non è così. I boost casuali sono una grandissima cavolata. Io il gioco ne dà uno di default adesso come bonus login. Io l'ho provato sul Messi che hanno regalato e mi ha dato a Messi l'abilità del portiere. Gli ha dato il boost del portiere. Poi ne ho provato un altro per sovrascriverlo e gli ha dato il boost del difensore. Ergo, i boost migliori sono quelli che potete selezionare voi. È vero che costano un macello, perché ci vogliono 100 token per un boost selezionabile, 100 per uno selezionabile, i token si ottengono anche svincolando i giocatori 5 stelle, non, i giocatori 5 stelle limited, hanno sostituito praticamente quelli che prima erano i rinnovi di contratto da 10 giorni, e niente, personalmente temo che ci metterò parecchio ad abituarmi al nuovo sistema di gioco, però in realtà è stato così anche per eFootball 2024, quindi vabbè, sostanzialmente adesso quando entrate nel gioco vi fa una sorta di mini tutorial, come se fosse la prima volta che voi giocate a eFootball, anche se ci state giocando da anni e anni. Eventi PvP di questa settimana, European Club, che è quello che vi ho detto prima, dovete scegliere una squadra dei principali campionati europei e dovete utilizzare solo giocatori di quella squadra. Se ci arrivate voi con i vostri beni, altrimenti il gioco vi viene in assistenza e vi dà gli altri giocatori in prestito. E poi il classico evento Spanish Club con i giocatori della Liga Spagnola. Contro l'intelligenza artificiale, sempre lo Spanish Club, dove si vince l'accordo al buio per i giocatori del Team of the Week, che a sto giro è interessante, e l'evento starter per prendere il booster, un token booster casuale. In questi eventi credo che, allora, sicuramente nell'evento club europei la nuova assistenza è, ahimè, purtroppo lo smart assist è obbligatorio perché te lo mettono per provarlo. Io giuro, appena sarà possibile lo toglierò da tutto quanto. In realtà io già ci gioco con lo smart assist disattivato, però negli eventi in cui è obbligatorio, ahimè, è obbligatorio. Regalo Lewandowski e Sané. Andiamo a riscattare, ripeto, le notifiche non le leggo, bene o male sono lunghissime, se volete dateci un'occhiata e vi leggete un po' tutto quanto. Andiamo a riscattare tutti i giocatori di quest'oggi e andiamo a vedere la prima cosa importante, che è il nuovo elenco delle ricompense sul minigioco dei calci di rigore. Non è stato tolto il minigioco dei calci di rigore, fortunatamente l'hanno tenuto. Non ci sono più i giocatori purtroppo di eFootball 2024, quindi se qualcuno mancava ancora Maradona piuttosto che Costa Curta, ahimè, per il momento ci deve rinunciare. Non so se li rimetteranno eventualmente più avanti o meno. Andiamo, speriamo di fare, ok, va bene, il primo è gol, grande Castolo. Aridateci Castolo. Ok, allora, dove cavolo stava la nuova scaletta panoramica dei giocatori ottenibili tramite minigioco dei calci di rigore. Primo giro, quello che una volta ci regalava Neymar, adesso ci regala Ribéry con doppio boost nella sua versione della Fiorentina, che onesto non è malvagio, ha 31 livelli di crescita, parte da delle statistiche comunque abbastanza equilibrate, è un pochettino lento e non ha tanta finalizzazione, ma con il boost aggiuntivo potete scegliere, in questo caso boost specifico a scelta vostra e non quello casuale, se magari dargli un boost che gli aumenti appunto le statistiche di velocità o quelli della finalizzazione. Non so se esiste un boost che aumenta sia finalizzazione che velocità, credo di no, però potrei sbagliarmi. Poi due tipi di accordi al buio diversi, uno per questo mini bannerino da 6 giocatori con due leggende. Le due leggende sono Tony Adams, difensore centrale dell'Arsenal, anche lui con doppio boost, e David Beckham nella sua versione Los Angeles Galaxy, idem compartate. Ecco, il doppio boost per questi giocatori è praticamente d'obbligo. Beckham di per sé non è neanche bruttissimo, ma ragazzi, veramente è lento da far cagare.
Gli altri giocatori sono Oblak, Salah con un monoruolo. Fortunatamente Salah gli si possono inserire ruoli alternativi, solo 22 livelli di crescita, però col Palmer che è carino, e Dani Carvajal che viene da una stagione dove ha letteralmente vinto qualunque cosa che poteva vincere. C'è inoltre un ulteriore accordo al buio di Didier Drogba, è un banner da 100 giocatori di cui ovviamente 95 pippe, più 5 giocatori extra che sono Sabitzer, Vicario, Konaté, Isaac, che sono tutti bene o male buoni, e Didier Drogba nella sua versione del Galatasaray, ottimo per gli eventi dedicati alla Lega turca. Beh, ottimo per modo di dire, perché in realtà anche lui è un paracarro, è un Haaland che non ci ha creduto abbastanza a questa specifica versione di Drogba, però negli eventi della Lega turca va bene tutto, non si butta via nulla quando si parla di quegli eventi. Veniamo adesso ai contrattini, fatemi riscattare quest'ultimo allenamento. Veniamo adesso ai contrattini. Allora, come ben sapete, non ci sono più i rinnovi di contratto, i nostri giocatori adesso hanno contratti eterni. I rinnovi di contratto che avevamo avanzato in Football 2024 sono stati trasformati in accordi al buio per questo bannerino worldwide. Io naturalmente sull'account principale avevo molti più pull, mi stupisco di averne comunque 34 anche su questo, non è del tutto male. Il banner di per sé sono solo giocatori limited o dei vecchi banner dedicati ai campionati specifici, o addirittura in questo caso delle leggende, degli epic e giocatori che erano usciti nei banner degli epic. Non sto a farveli vedere tutti perché ripeto sono 100 e alcuni bene, alcuni meno bene. Le leggende sono Luis Garcia, Evair, poi Dennis Irwin, Zeroberto, York, Van Buiten, Mendieta, Claudio Pizarro, Petit, Lee Dixon, Davide l'uomo di mare, Seaman, quanto l'ho cercato sull'account principale purtroppo non me l'ha dato, mannaggia la miseria. Poi abbiamo Guti, Davids, rottissimo, Baresi e Van Nistelrooy. Allora, buoni, secondo me, ripeto, poi ci sono anche altri giocatori buoni, che non è che Haaland, Rodri, Ruben Dias facciano cagare, sono buoni. Valverde, io ho un fetish per Valverde, veramente lo trovassi, stapperei lo spumante, però soggettiva questa cosa. Diciamo che universalmente buoni possiamo dire che sono Baresi, Davids, che secondo me è il migliore di questo pack, Guti, che comunque è un discreto trequartista, assolutamente non da buttare, e Seaman, perché è un portiere. Non sono in realtà malissimo neanche Dixon e Irwin, che sono due terzini tutto sommato onesti. Van Nistelrooy può piacere o non piacere, è una bella punta, è una bella torre, se giocate anche coi cross lui può fare al caso vostro. Ecco, i cross effettivamente sono tra quelle cose che tutto sommato mi sembra che abbiano migliorato. Poi, prima di vedere gli altri banner, nel negozio sono riscattabili anche due nuovi pacchetti, pacchetto Leo Messi e pacchetto Neymar. Li potete riscattare con 1800 monete oppure dai vari store, PlayStation Store piuttosto che Xbox, e credo anche per mobile, si possono addirittura comprare con moneta reale, in questo caso in una versione deluxe che addirittura dà degli altri bonus aggiuntivi se non volete spendere le monete in game. Detto onestamente, tra i due, se ne dovete scegliere uno solo, potete prenderli anche tutti e due, ma secondo me non conviene, vi dico la verità, perché quello di Messi non mi sembra così entusiasmante. Ok, questo nuovo Messi ha la possibilità di insegnargli un doppio boost, però non mi sembra onestamente migliore o troppo migliore né dei vari Messi che erano usciti nel banner proprio celebrativo di Leo Messi, né tantomeno dell'ultimo Messi uscito col pack che si poteva riscattare a 1500 monete qualche mese fa. Oltretutto lui è ala prolifica,
che quindi se lo dovete giocare come punta, come trequartista o come seconda punta, non è una passiva che gli si addice molto. Gli si addice giusto se lo dovete giocare da esterno, ma da esterno potrebbe essere effettivamente un po' sprecato. Ripeto, ok, gli si possono insegnare altri boost, lui parte comunque con in teoria il 90 velocità a finalizzazione, dovrebbe raggiungerlo comunque. Gli si possono aumentare queste statistiche, gli si può aumentare eventualmente ulteriormente il dribbling se lo volete utilizzare più come seconda punta dribblatrice, però non mi sembra oggettivamente così fenomenale o irrinunciabile se avete delle vecchie versioni di Messi. E oltretutto anche nel suo banner tolto forse, ma neanche, Fabian Ruiz è lentissimo, Alvarez è buono ma c'ha sto problema che è attaccante di rientro, cacchio, oltre a De Jong che effettivamente è bello valido soprattutto come centrocampista centrale, ripeto, anche nel suo banner non mi sembra che gli altri giocatori che siano con lui siano particolarmente belli, e la maglietta a mio modo di vedere fa anche cagare. Diverso discorso per il pack di Neymar, perché Neymar come seconda punta non ha molto comportamento offensivo, ma ripeto, col boost glielo si può aumentare. Questo Neymar con un boost a comportamento offensivo e finalizzazione che dovrebbe esserci, per me diventa tanta tanta roba, meglio di Messi, è un dribblatore pazzesco, a 90 di velocità comunque con i suoi 32 livelli di crescita ci arriva, fa anche dei bei passaggi, quindi volendo potrebbe essere utilizzato anche come trequartista. Ha lo stesso problema di Messi, ha la prolifica, cacchio, a me veramente non piace che gli abbiano dato alla prolifica, gli avessero messo un giocatore chiave, regista creativo, quel cavolo che volevate voi, era molto 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 meglio. Però mettendosi una molletta sul naso per quello che riguarda la passiva, come giocatore è bello, è bello 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 bello, e anche il suo banner tutto sommato mi sembra migliore. Donnarumma come portiere, Hakimi come terzino, Marquinhos che è sempre un bel jolly, Bruno Guimarães comunque è un mediano di quelli che fa legna, Xavi Simons io stravedo per sto giocatore nella vita reale, non so come sarà questa sua versione qua in game, ma comunque mi auguro che sia abbastanza carina. La maglietta oggettivamente è più bella questa, dai, adesso sinceramente parlando, questa è più bella. Io sto pack qua ve lo riscatto in diretta, visto che me le sono tenute apposta le monete per riscattare questo pack, e ripeto, dovendone scegliere uno tra i due, secondo me questo è meglio, e non di poco, è veramente meglio, soprattutto per qualcuno che magari vuole ricominciare da zero o appena cominciato a giocare. Poi tornando invece nei punti football, non hanno messo nulla purtroppo, ecco due piccole aggiunte che in fase di registrazione originaria mi ero dimenticato. Allora, nel negozio delle monete football, questo per la versione PlayStation e presumo anche Xbox, invece su PC purtroppo non esiste, ci sono due pacchetti relativamente da prezzo basso, cioè 1 euro e 3 euro, quindi un totale di 4 euro in tutto, tramite il quale oltre a portare a casa 150 monete, che vabbè è una cifra abbastanza irrisoria, ci vengono dati anche due giocatori epici di quelli con il doppio booster, più una serie di altri giocatori. Nel pacchetto quello da 3 euro abbiamo David Villa come leggenda, poi abbiamo Perisic, Ruben Dias e Ollie Watkins, mentre invece nel pacchetto con le 50 monete, quello da 1 euro sostanzialmente, abbiamo questo Pep Guardiola che visto così come, non tanto come mediano, ma come centrocampista centrale, perché c'ha voglia di buttarci 1 euro, diciamo che potrebbe anche valere. Inoltre nelle nuove missioni migliora, ovvero praticamente quelle che sostituiscono il tutorial del gioco, tra le altre cose, oltre che contratti mirati e monete, possiamo portarci a casa anche questa versione di Alexander Arnold, direi molto molto utile per chi eventualmente ha cominciato da poco a giocare. Tornando invece agli altri banner, oggettivamente sono tutti nuovi, quindi c'è da vederli tutti da capo. Non c'è un banner con le leggende, con gli epici, quello probabilmente arriverà lunedì. Io mi auguro che mettano
gli olandesi. Inizio che gli olandesi col doppio booster per iniziare mi farebbero godere in una maniera che voi non potete immaginare. Abbiamo questo bannerino da riscattare con questa versione regalata di Messi, che è oggettivamente più scarsa rispetto a quella del pack che abbiamo visto prima, però per uno che scarica i football oggi, avere questi 10 giocatori in regalo è tanta roba. Cioè Messi, Song, Akanji, Valverde e Donnarumma regalati sono una base di partenza per chi inizia oggi a giocare molto 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 buona. Questo Messi già l'ho allenato anche di là, non ho avuto fortuna purtroppo, come dicevo prima, col secondo boost. Ho provato a dargli un secondo boost casuale e gli è uscito il portiere. Mannaggia, sti boost casuali già so che mi faranno sclerare male. Si perdono tanti punti se lo volete portare a 80 di velocità, però è consigliato portarlo a 80 di velocità. Il suo boost base comunque è su controllo palla, dribbling, possesso stretto e passaggio a raso terra. Sulla colonna di sinistra, ecco, vedete, già lui per esempio è regista creativo, è già molto meglio, è più trequartista, devo dire la verità, che seconda punta. Seconda punta secondo me è meglio giocatore chiave, si inserisce molto di più. Regista creativo tende un attimino a aspettare troppo la palla sui piedi, però ripeto, lui regalato arriva comunque anche lui a 100 di overall, con un secondo boost buono può arrivare eventualmente anche, credo forse, a 101. E comunque questo è un pack che è solo da riscattare, e lo si riscatta tutti quanti. Gli altri giocatori sono ovviamente tutti da scartare, tutto fa brodo e va bene. L'animazione è la stessa, non hanno cambiato le animazioni rispetto al vecchio eFootball. Abbiamo questa settimana questo bannerino con i giocatori del Barcellona, uno già ce lo regalano, credo che gli altri forse saranno ottenibili da eventi o missioni, sinceramente non ho controllato. Ecco, nelle prossime settimane si alterneranno banner di questo tipo di tutte le squadre partner di eFootball, quindi arriveranno anche quelli del Milan e dell'Inter. Se può interessare i giocatori italiani. I contratti mirati hanno 4 banner nuovi di Trinca. Il primo, Magical Dribbler. Già il fatto che in un banner che si chiama Magical Dribbler il giocatore che parte con l'overall più alto è un portiere, è tutto un dire. Di questo banner credo che l'unico che veramente forse sia degno è Ter Stegen, che però non so a quanto arriva di overall, non ho ancora provato a calcolarlo. Gli altri oggettivamente secondo me sono tutti assolutamente rinunciabili. Io so che vado controcorrente, ma se proprio devo utilizzare un accordo al buio a 5 stelle lo utilizzo o nel banner del campionato brasiliano o in quello del campionato turco. Perché? Perché tanto almeno questi sono giocatori che in quel campionato possiamo utilizzare. Questi giocatori qua, ripeto, forse non so Ter Stegen, non voglio sbilanciarmi su Ter Stegen prima di averlo visto, ma gli altri oggettivamente sono quasi tutti inutilizzabili, quindi i contratti mirati io, ragazzi, vi consiglio sempre di utilizzarli in questi 3 banner. Per carità, di campioni non ce ne sono, ma considerando che in quegli eventi nessuno è un campione, piuttosto utilizzateli qua. Allora, José López non lo vale il contratto a 5 stelle, ok, è una bella torre che forse per le squadre brasiliane può anche far comodo, ma non è essenziale. Quello che mi è piaciuto di più di questo banner è Wellington Rato, questo sì, perché può fare 12.000 ruoli diversi, ok, taglio al centro, non è una bella passiva, ma ripeto, stiamo parlando di giocatori del campionato brasiliano, quindi chi se ne frega. Pur essendo un 4 stelle, a livello statistico è buono, per carità non ha molte abilità, però intanto c'ha il doppio tocco e il tiro di prima, quindi oggettivamente un bel chi se ne. Gli altri si va a esigenza, guardate voi quali giocatori del campionato brasiliano avete in squadra, guardate voi chi vi serve e in quale ruolo vi serve. Danilo Bosa come difensore centrale tutto sommato non è neanche balissimo. Io onestamente, piuttosto che José López a 5 stelle, io mi porto a casa Kawhi Elias a 3 stelle, che mi sembra che bene o male siamo lì. Avrà meno abilità, per carità, ne ha molte di meno, però non mi sembra che faccia così tanto cacare. Vabbè, migliore per me rimane Wellington Rato in questo banner. Poi il banner della Lega Turca
c'è un nostalgico Edin Dzeko, che purtroppo non è forte per nulla, però nel campionato turco, messo là davanti, secondo me ancora spacca. C'è Bardaki, che io prenderei solo per affinità col mio nome, che purtroppo però fa cagare, è lento da veramente da fare schifo. Milot Rashica, Giacaruccio, volendo, però anche lui ha raplorifica, non è anche nemmeno lui rinunciabile. Romulo semplicemente no. Kutuku è interessante se non altro per quel 98 di velocità e 95 di accelerazione. Se considerate che i difensori della Lega Turca in genere hanno queste statistiche di velocità e accelerazione, Kutuku, pur non essendo un fenomeno, un contrattino 4 stelle su Kutuku glielo lascerei. E Katuniski. Allora, qua, vabbè, Dzeko e Kutuku. Se non volete buttarlo via per Dzeko, su Kutuku un 4 stelle glielo lascerei. E poi il mitico banner della J-League. Nel mitico banner della J-League, io non so perché nella J-League i giocatori migliori li fanno sempre a 3 stelle. Questo Kaito Taniguchi, secondo me, è il migliore di tutto questo banner. È caruccio, per carità, non ha abilità, al solito. Però, in realtà, anche come riserva di lusso non è che faccia schifissimo. A livello statistico però è buono. Gli altri oggettivamente non mi piacciono. Yamada come prima punta ce ne sono di molto migliori. Kimito Nono è un terzino onesto. Se fosse stato anche difensore centrale forse sarebbe stato meglio da difensore centrale, ma i terzini nella formazione giapponese sono l'unica cosa che non manca. Portiere senza infamia e senza lode, se non altro non è alto 1,82 m come quello del mese scorso. Rafael Elias, no, oggettivamente troppo lento. Hayato Araki è un onesto difensore centrale. Ecco, anche qua gli unici due potrebbero essere Araki e Taniguchi. Adesso, venendo ai giocatori del Team of the Week, ragazzi, il Team of the Week questa settimana è un Team of the Week di grandi nomi. Di grandi nomi, magari statisticamente non esagerati, però di grandi nomi. Allora, Akurkoglu. Se non ricordo male, sto signore qua l'anno scorso giocava in Turchia, non mi ricordo in quale squadra, e per il campionato turco era un fenomeno. Nonostante un 92 di overall, per me rimane un bel giocatore. Bella velocità, bella accelerazione, buona finalizzazione, buone statistiche di dribbling, soprattutto il possesso stretto. Adesso gioca nel Benfica, purtroppo non ci sono eventi a tema campionato portoghese. Lo si può utilizzare eventualmente a tema campionati europei, ma chi cavolo gioca col Benfica? Nessuno. Kasper Schmeichel gioca nel Celtic, idem con patate, come portiere di per sé neanche malissimissimissimo, però un po' fuori meta per il game attuale, per il meta attuale. Suarez, buono se dovessero mettere un evento dedicato all'American League, l'anno scorso l'avevano fatto, occhio quindi. Cristiano Ronaldo, purtroppo non ci sono eventi dedicati al campionato arabo e non appartiene a nessuna squadra di club. Non è la miglior versione di Cristiano Ronaldo che sia uscita, però lui se non altro ha boost, controllo palla, finalizzazione, potenza di tiro e contatto fisico. È una torre, sostanzialmente, è un attaccante centrale. Il problema è che è un paracarro, non tanto per la velocità, ma proprio per il possesso stretto e tutto quanto troppo basso. Modric è sempre bello, a prescindere, è Modric. È sempre bello, la colonna di sinistra sulle statistiche di attacco viene veramente bene, difensivamente si difende, diciamo così, purtroppo anche lui soffre un attimino della velocità, però anche lui c'ha il boost, vabbè anche lì il boost è tecnico in questo caso, se non altro di abilità ne ha abbastanza, ahimè gli manca un'intercettazione che secondo me da centrocampista centrale gli sarebbe servito. Di Marco, me l'aspettavo oggettivamente un attimino Di Marco, personalmente qua onesto avrei messo Tonali se avessi dovuto fare la somma prestazionale delle due partite dell'Italia, però Di Marco ci sta comunque benissimo, per una full Italia è bellissimo, è un buon terzino, molto di spinta, non ha molto comportamento difensivo, non è particolarmente alto, però tutto sommato è abbastanza veloce, se la cavicchia diciamo, peccato che non gli abbiano dato il boost. Magallanes, difensore centrale senza infamia e senza lode, in realtà di recente è uscita un'altra versione di Magallanes, credo migliore di questa. Ferran Torres, una buona
punta, tutto sommato, anche se qua viene dato come ala prolifica per l'evento Spanish League. Julian Alvarez ha sempre il problema di essere un attaccante di rientro, non è mai esagerato Alvarez, è né carne né pesce purtroppo. Declan Rice non può fare il difensore centrale, questa versione di Rice, buone statistiche difensive, buone statistiche di passaggio, anche lui è abbastanza lento. Il top è Musiala. Musiala, pochi cavoli, pur senza boost di turno, Musiala è bellissimo. In game vi arriva ad avere 91 punti di controllo palla, 95 di dribbling, 91 di possesso stretto, 91 di passaggio rasoterra. E anche se avete anche un punticino di boost allenatore per la velocità, vi arriva anche a 90 di velocità con 93 di accelerazione. Il tutto considerando che lui è riserva di lusso, quindi se lo mettete a partire dal secondo tempo vi puppa fuori ulteriori 2 punti in più per tutte le statistiche. Musiala è oggettivamente bellissimo, non vado a pullare qua perché devo ancora riscattare l'accordo al buio prima di andare a pullare qua. Andrò a pullare sui giocatori ovviamente dell'Epic Worldwide, però per questo pool vi rilascio oppa barde, vi lascio al prossimo episodio della serie Pullamelo Tutto, che sarà praticamente dedicata quasi interamente a iFootball, con una piccola parentesi con Honkai Star Rail, dove ci sarà abbastanza da ridere. Dai ragazzuoli, comunque è venuto fuori mezz'ora di video, quindi direi che per oggi è più che sufficiente. Spero che il video vi sia piaciuto, che eventualmente vi possa in qualche modo essere d'aiuto. Pace belli, alla prossima e in bocca al lupo per i vostri pool.